Buonasera cari amici, questa sera sono qua con l'onorevole Carlo Casini, europarlamentare, dal 1975 tra i fondatori del Movimento per la Vita e dal 1990 presidente della Federazione Nazionale del Movimento per la Vita fino al 2015, perché poi da lì a oggi sei ovviamente presidente onorario. Sei stato autore di tantissime pubblicazioni in materia di diritti umani, giustizia, famiglia, bioetica e sei membro pontificio dell'Accademia per la Vita. In particolare, questa cosa so che ci tieni tantissimo, sei presidente della Federazione Europea Uno di Noi, che tra l'altro mi piace ricordare che quando è stata fondata la battaglia appunto per Uno di Noi, adesso spiegherai molto bene, abbiamo raccolto... quante firme in tutto? Non ricordo benissimo. Quasi 2 milioni. 2 milioni di firme, tra cui tantissime io e altri amici sempre del Movimento per la Vita, la Benedetta Foà, anche ricordo benissimo, l'amica Benedetta Foà, a Medjugorje abbiamo raccolto tantissime di quelle firme, abbiamo parlato con migliaia di persone. Quindi ci vuoi parlare bene della Federazione Europea Uno di Noi? E mentre parli mi sono ricordata che devo andare a prendere il cellulare per fare le condivisioni. Continua tu un attimo, io arrivo subito. Bene. Grazie, sì. Beh, questa Federazione Europea, che il cui nome preciso è Uno di Noi per la Vita e la Dignità dell'Uomo, è nata proprio da quella raccolta di adesioni che fu cominciata nel 2012 e terminò nel 2014. È terminata malamente perché la Commissione Europea non ha voluto tener conto di quello che noi chiedevamo, ed è grave perché la iniziativa dei cittadini europei è la prima esperienza che è stata fatta di una innovazione nel diritto europeo, innovazione introdotta col Trattato di Lisbona del 2009, che attribuisce ad almeno 1 milione di cittadini appartenenti ad almeno 7 stati di chiedere un atto giuridico che essi ritengono essenziale per la crescita dell'Unione Europea. E noi pensiamo, bello se il primo atto esecutivo di questo strumento di partecipazione democratica riguarda proprio la vita. E chiedemmo poco alla fine, chiedemmo solo che l'Europa non dia soldi per distruggere la vita, come invece sta attualmente facendo. Quindi era una richiesta anche limitata. Ha avuto subito un grande impulso, non 1 milione ma 2 milioni, non 7 stati ma 28 stati hanno aderito, ma la Commissione ha ritenuto di non prenderla in considerazione, cosa gravissima, perché hanno paura di parlare della vita a livello pubblico, questa è la verità. Però noi non ci siamo arresi e sulla base di questa esperienza di lavoro comune abbiamo fondato questa Federazione Europea per continuare in Europa a proclamare che tutti gli esseri umani sono uguali, tutti hanno una dignità umana uguale, anche quando sono piccoli, anche quando sono i più poveri dei poveri, così li chiamava Maria Teresa di Calcutta, sì. Bambini non ancora nati. Quindi continuiamo, abbiamo fatto diverse altre cose, un importante forum a Parigi, un altro a Budapest, ma soprattutto anche su questa richiesta che l'Europa non finanzi più la distruzione degli embrioni umani, sia con l'aborto sia con pratiche che nascono dalla fecondazione artificiale, abbiamo continuato, abbiamo raccolto 3.000 adesioni di studiosi, di esperti europei che abbiamo consegnato al Presidente del Parlamento Europeo e insistiamo perché alla fine una discussione su questo punto avvenga, perché noi riteniamo che sia essenziale. Sono 39 le associazioni di movimenti per la vita che aderiscono a questa Federazione Europea, contiamo di estendere ancora di più la nostra presenza sul territorio e pensiamo che sia una cosa importante. Noi non ci possiamo dimenticare, lo ricordo sempre, sempre, sempre quando parlo dell'Europa, non ci possiamo dimenticare ciò che ci ha detto a noi del Movimento per la Vita Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ci ha detto, le ricordo a mente queste parole, ricordatevi a mente anche voi, l'Europa di domani è nelle vostre mani, non in quelle dei governanti, dei nostre mani, di quelli del Movimento per la Vita. State degni di questo compito. Spesso i grandi cambiamenti della storia sono stati ottenuti anche da poche persone. Voi lavorate per restituire all'Europa la sua vera dignità, quella di essere il luogo dove la persona, ogni persona è accolta
nella sua incomparabile dignità. Quindi noi lavoriamo per questo, sappiamo che la battaglia sarà lunghissima, perché è una battaglia epocale, e quindi non ci arrendiamo. Ecco il senso di questa federazione, che continua a lavorare cercando di influire sulla dimensione pubblica della difesa della vita. Tutto qui. Bene, noi non ci arrendiamo, appunto, tu insomma è dal 75 che lotti per la vita, per difendere la vita, sei stato appunto, come hai detto, ricevuto da San Giovanni Paolo II e poi io c'ero invece quando sei stato ricevuto da Benedetto XVI, tra l'altro quel giorno lì era l'anniversario del mio matrimonio con Emanuele. Allora possiamo fare gli auguri di nuovo. E quindi dico, grandi papi che ti hanno ricevuto e hanno spronato alla difesa della vita, quindi insomma siamo convinti che se un San Giovanni Paolo II ha detto andate avanti, come hai detto ben tu, prima, in pochi, ma siamo certi di farcela. Magari ci si mette un pochettino, perché in questo momento storico dove questa cultura del pensiero dominante, questa cultura della morte, questo pensiero unico dominante sembra che abbia un po' il sopravvento, ma sicuramente imploderà, perché è un qualcosa di talmente innaturale, talmente costruito, che insomma la vita sarà più forte di questa cultura di morte. E noi però come cittadini, non solo italiani ma europei, hai detto ben tu, perché le nostre radici poi sono cristiane, anzi poi facciamo il segno della croce in virtù del richiamare la nostra fede, le nostre radici, comunque ci parlano di vita, e quindi per quello dobbiamo lottare, andare avanti, essere determinati in questo. Ma tu sei un maestro per noi in questo. No, il mio maestro Sud Europa è Giovanni Paolo II, il quale ha parlato delle radici cristiane dell'Europa. Ne ha parlato tante volte. Lui parlava della vita e dell'Europa quasi come cose legate insieme. Radici che affondano nella cultura greca, amante della verità, i grandi filosofi della bellezza, i grandi artisti, cresciuta nell'antica Roma, dove il senso del diritto per quei tempi, progredito per quei tempi, ma si è sviluppato soprattutto nell'incontro col cristianesimo, che al centro ha messo la dignità della persona umana. È lì che nasce la vera Europa. Se noi dimentichiamo il valore dell'uomo, specialmente del più piccolo e del più povero, noi non siamo europei, noi sfasciamo l'Europa. Se pensiamo soltanto al mercato, alla finanza, solo a questo, non è questa l'Europa, neppure dei padri fondatori, dico di Gasperi, Schumann, Adenauer, che erano cristiani, e anche loro avevano questa idea dell'Europa, l'Europa dei valori, certo. Non soltanto l'Europa dei quattrini. Ecco. Certo. Allora, proprio perché tu hai lavorato per questa Europa, sei stato presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo e membro sostituto della Commissione Esteri, quindi sei stato parlamentare prima dal 1984 al 1999 e poi dal 2005 fino al 2014, quindi hai questa grande esperienza, hai lavorato tanto in questo ambito. Da lì dentro, come vedi i tuoi colleghi europarlamentari? Si riuscirà a scalfire qualcosa? Come? Con quali azioni? Tu che proprio hai avuto il contatto diretto quotidiano. Diciamo. In questo momento le cose sono molto scure. Direi che la cultura della vita è assediata. È assediata dalla cultura della morte, la quale usa come metodologia non il confronto diretto, ma il silenzio. Stendere intorno al tema della vita, non se ne deve parlare, parliamo di altri, i problemi sono altri, non ne parliamo. Ecco perché invece noi dobbiamo continuamente, senza stancarsi, con tenacia, come dice Giovanni Paolo II nella preghiera finale dell'Evangelium Vitae, posso fare un'esortazione, leggetela sempre, 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 la preghiera finale dell'Evangelium Vitae, perché c'è tutto, a Maria, madre dei viventi, aurora del mondo nuovo, che deve guardare tutti i bambini non ancora nati, ai poveri, ai vecchi, ai malati, però si chiede anche di pregare perché coloro che credono in suo figlio Gesù Cristo sappiano accogliere il Vangelo della vita e annunciarlo con fermezza ed amore per tutta la loro esistenza. Certo. Allora noi faremo così, non ci arrenderemo mai. Mai.
Ma poi scusa, tu hai parlato di questo silenzio, è proprio vero, ma questo silenzio può essere un po', secondo te, associato a questo discorso generico che viene fatto sulla misericordia, quindi basato un po' su questo buonismo, pietismo, tutta una miscela, un miscuglio di tutto questo? Può essere questo silenzio portato da questo discorso che ho appena fatto, appunto misericordia, buonismo, pietismo? Può essere questo aver indotto a questo silenzio? Oppure secondo te? No, può essere qualche filo anche di questa visione che ha paura di affermare la verità con franchezza, come dice Giovanni Paolo II, non disgiunta dall'amore, cioè dalla comprensione e quindi dalla misericordia. Può essere che ci sia anche questo, ma c'è al fondo il fatto che il tema della vita, il valore della vita, è vittorioso, perché a livello di ragione, non solo di fede, è vittorioso, non si può negare. Allora, per noi, siccome non si può negare, ma siccome è utile aggredire la vita, perché è utile? Ma basti pensare nell'aborto, di fronte ai problemi della gravidanza non desiderata, a sconvolgimenti di un futuro che si era pensato in modo diverso, a difficoltà anche oggettive, a volte ci possono essere. Allora, liberarsi di questo problema è utile. E allora, siccome però si affronta il problema di qual è il significato della vita, l'utilità cede, è vinta la vita umana, non se ne parla. Pensiamo alla procreazione artificiale, alle sperimentazioni che si fanno sugli embrioni. Cioè, è un essere umano, ma non lo si deve dire, perché sennò si perde l'utile della ricerca. In questo caso è una ricerca anche di coloro che vogliono farsi un nome nelle università, che vogliono avere la gloria, che vogliono avere i quattrini. Allora, l'utile vince sulla dignità umana, ma la dignità umana è vera e quindi prima o poi vincerà. Questa è la ragione per cui la tattica essenziale di coloro che sono nemici della vita è quella di parlare. Ho fatto tanti dibattiti su questo argomento e sempre mi sono sentito dire: sì, ma i problemi sono altri, non c'è il problema della vita nascente e basta, c'è il problema della casa, c'è il problema del lavoro, c'è il problema degli emigranti, tutte cose vere, non è che le nego, ma non posso nascondere il problema dei più poveri e dei poveri, questo che poi è collegato al tema della famiglia, al tema della politica e a tante altre cose. Certo, ma sai cos'è che mi sconcerta a me? Hai appena parlato di utile, ma quell'utile è un utile di pochi, che va ad agire però sulla dignità di moltitudine di persone. Come mai queste moltitudini di persone che vengono abusate, no? Nella parte proprio centrale, nel nucleo, la vita stessa, accettano con quel silenzio, in maniera così passiva, questa guerra che gli viene fatta contro da queste poche persone che ambiscono all'utile, l'utile economico oppure di prestigio o qualsiasi. Come può accadere questo? Ma io, la domanda è difficile, la risposta quindi non è sicura, ma io penso, a volte ho pensato che dietro c'è qualche cosa di diabolico, dico la verità, perché alcune cose non si spiegano. Ad esempio questo dominio in questo momento della mentalità del matrimonio omosessuale, ma è una cosa pazzesca. Certo. Noi vogliamo rispettare tutti, ma cosa c'entra? Una cosa diversa, no? Certo. Quindi penso che ci sia il nemico della vita, che è il nemico di Dio, dietro a queste cose. Però oltre a questo c'è anche il problema che coloro che oggi hanno le leve del mondo e sono potenti, hanno denaro e potere, e purtroppo sono schierati dalla parte dei nemici della vita. Quindi molte influenze negative che arrivano da noi in Italia vengono anche dall'ONU, dall'Organizzazione Mondiale, e con un tradimento dei valori di fondo, perché diciamo la carta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe essere quella dei diritti dell'uomo, sono una cosa bellissima. Paolo VI ha detto: quanto di più saggio ha saputo produrre la storia umana. Ma adesso vengono traditi, addirittura anziché del diritto alla vita si parla del diritto d'aborto, figuriamoci un po', un capovolgimento totale, no? Quindi coloro che oggi riescono a fare cultura si erano imposti potenti e forse sono aiutati da qualcuno che è nemico della vita e che a sua volta ha poteri di persuasione e di, come si dice, influenza sulle intelligenze negativa. Penso che sia questo. Purtroppo. Noi però dobbiamo essere coraggiosi, avanti, sicuri di quello che diciamo
la vittoria delle nostre mani vincerà di certo. Certo, senza ombra di dubbio. Ma come mai io oggi mi trovo qua? Te lo racconto. 2 giorni fa tua figlia Marina, che voglio salutare perché so che ha detto che ci avrebbe seguito, mi ha mandato la copertina del tuo nuovo libro. E già il titolo dice tutto, ve lo faccio vedere cari amici: Vita nascente, prima pietra di un nuovo umanesimo. Allora ho chiesto a tua figlia se secondo lei potevo chiederti di parlare di questo libro e di questo argomento, ovviamente perché per me è fondamentale, appunto per te ancora di più, perché da più anni che lo fai. Io sono stata, lo sai benissimo, 9 anni presidente del Centro Aiuto alla Vita Moncalieri, quindi sulle tue orme sto seguendo il tuo percorso. Grazie, con gratitudine. Tra l'altro saluto anche Teresa Spoto del Centro Aiuto alla Vita di Giaveno, che ci sta seguendo anche lei. Lo saluto anch'io. E quindi soprattutto poi in questi giorni dopo vorrei affrontare con te anche il discorso del piccolo Charigar. Tu prima hai parlato invece di diritto alla vita, c'è il diritto all'aborto, ma addirittura adesso si è fatto un passo in più, diritto all'eutanasia, no, diritto a morire, appunto, è assurdo. Allora ho chiesto a tua figlia se secondo lei potevo chiederti di parlare oggi con gli amici che ci seguono e del libro e dell'argomento. E mi metto sicuramente sì. Ed è così è nato il nostro incontro. E sono felice, ringrazio Marina e ringrazio te. Questo a nome di tutte le persone che ci ascoltano, perché comunque questo messaggio è veramente importantissimo. Allora, ci vuoi parlare dei motivi che ti hanno spinto a scrivere questo libro, tra l'altro appena uscito da pochi giorni, giusto? Una settimana, questa ecco, settimana. Siamo veramente, come si dice, sul pezzo. Quindi parlaci dei motivi che ti hanno spinto a scrivere questo libro e poi un po' il contenuto per far sì che i nostri amici poi lo vadano a comprare, insomma, e approfondire loro leggendolo l'argomento. Dici pure. Sì, rispondo molto volentieri, perché spero non essere presuntuoso. Secondo me quello che io ho scritto qui è molto importante. Io soprattutto è molto importante a cominciare dal popolo cristiano. Vorrei convincere anche i non cristiani, ma vorrei che in prima linea fossero pronti i credenti. Adesso, come abbiamo già detto, c'è un grande silenzio intorno al tema della vita. E questo silenzio va vinto, perché non riusciremo a costruire un nuovo umanesimo, cioè una società giusta, se non riconosciamo prima di tutto il valore della vita che comincia. Quindi il mio sforzo è di fare questo. E diciamo, prendo spunto dal pensiero sempre di Giovanni Paolo II e di Madre Teresa di Calcutta, i quali hanno parlato della vita in questi termini. Giovanni Paolo II addirittura nell'Evangelium Vitae scrive che come un secolo fa uscì la Rerum Novarum, una grande enciclica e dette avvio alla presenza dei cristiani nella società, così oggi con pari coraggio bisogna partire dalla difesa della vita, come la Rerum Novarum di 100 anni fa partì dall'osservazione delle condizioni degli operai, così oggi bisogna ripartire dall'osservazione, dallo sguardo sulla condizione dei bambini a cui viene addirittura negato il diritto di vivere. Bellissimo il pensiero, no? E quando parla poi dell'uomo, o dopo un altro punto della stessa enciclica, dice che la vita umana si deve considerare soprattutto nei momenti più emblematici dell'esistenza, quali sono il nascere e il morire, per capire che cosa si pensa dell'uomo, bisogna pensare al nascere e al morire. Quindi è la prima pietra. E Madre Teresa di Calcutta, come è noto, davanti ai potenti della terra, ha detto tante volte che l'aborto è il principio che mette in pericolo la pace nel mondo, cioè più pesante. Allora, è vero o non è vero? Allora ho fatto una riflessione, questo è un aspetto nuovo secondo me del libro. Prima di tutto ho, come dire, cercato di far emergere dal mare dei problemi in cui la vita nascente rischia di naufragare, sono tanti problemi, ho cercato di far fuori per evidenziare gli aspetti particolari della vita nascente che la rendano in qualche modo più prossima e con una problematica più immediata rispetto a qualsiasi altra vita, che pur dobbiamo difendere, vediamoci bene. Intanto diciamo che, prendiamo un esempio qualsiasi, i naufraghi nel Mediterraneo, dobbiamo farlo? Certo, non possiamo permettere che siano naufraghi che annegano. Però cosa posso fare io? Cosa possiamo fare noi per far cessare le guerre nel Medio Oriente,
per salvare, io personalmente cosa posso fare? Devo parlare, ma non posso fare altro. Invece di fronte alla vita nascente posso io personalmente fare qualsiasi cosa, perché il naufrago e la vittima di guerre in Africa non sono accanto a me, mentre i bambini non nati che vengono uccisi sono accanto a me, sono nelle mie case, nella mia città. Quindi è una diversità enorme questa. Anche il numero, si dice che quanti sono i morti nell'ultima guerra mondiale? Si dice 40 milioni. Bene, i bambini abortiti nel mondo, secondo ricerche di un istituto statunitense, sono tra 40 milioni e 50 milioni ogni anno. Quindi anche ogni anno. Quindi anche come proporzione il problema è enorme. Un'ecatombe. Quindi c'è una diversità fra qualsiasi altro problema e la gravità di questo problema. Il quale però, questo è un altro pensiero che mi sembra originale, si pone nel crocevia della cultura moderna, perché la cultura moderna, nonostante apparenze di malvagità estrema, però diciamo, ha un filo sotterraneo che ho fatto scoprire e che è un progresso, nel senso che io mi diletto di leggere di storia antica, la crudeltà. La guerra fatta proprio per divertimento, bisogna fare la guerra per essere gloriosi, bisogna fare la guerra, bisogna aggredire il vicino per prendergli le risorse della terra quando si arriva al tempo della mietitura, cose che Erodoto scrive continuamente. Quindi le pene inflitte erano sempre la morte accompagnata da torture di ogni tipo. Nel pensiero molte di queste cose non ci sono più. Pensiamo alla schiavitù. Prima parlavo del contrasto fra utilità e dignità umana. Era molto comodo, era molto utile avere gli schiavi. Pensare ad avere un lavoro non pagato. Oggi ci sono delle aziende che si trasferiscono in India o in Cina perché pagano meno il lavoro. Pensiamo che cos'era la schiavitù. Non paghi il lavoro. E la schiavitù, per questa ragione, lambisce ai tempi moderni. In Francia, la Francia della Rivoluzione francese, ha abolito la legge che consentiva la schiavitù nel 1848, cioè più di 50 anni dopo la Rivoluzione francese, e poteva continuare. Allora c'è un percorso sotterraneo del pensiero che dice no, schiavitù più, basta. C'è un percorso che dice, la pena di morte no. E perché la pena di morte no? E se dice, ma c'è il dubbio della colpevolezza, ma supponiamo che ci sia certezza della colpa, gravità della colpa, pensiamo ai terroristi, perché non la pena di morte? Bisogna dissuadere dal commettere altri delitti con un esempio che faccia paura. Perché no? Perché il volto dell'uomo non è mai, sul volto dell'uomo non è mai cancellabile la traccia di Dio e la dignità umana, non lo puoi uccidere. Questo è qualcosa di straordinario. E perché non vale per i bambini ancora nati? Ma pensiamo anche ai problemi della famiglia, insomma, questo emergere la donna, che oggi giustamente rivendica un'eguaglianza che per secoli non ha avuto, o anche i figli erano la proprietà del padre, nell'antico diritto romano, se il padre non li prendeva in collo appena neonati, potevano essere buttati via. La levazio era il modo di introdurre il figlio nella famiglia. Se era malformato lo mandavano alla colonna lattaria, dove stava lì, se qualcuno prendeva bene se non moriva. Quindi per dire, adesso il principio di eguaglianza in Roma ha camminato, ma oggi si incontra col bambino non ancora nato, che è scoperto per l'appunto dalla modernità, perché è la scienza. Allora il libro ha tutto un capitolo che dice bisogna guardare, bisogna rompere il silenzio convincendo lo sguardo, e questo sguardo allora capisce che il figlio, anche quando è appena concepito, è una grande cosa, perché è il fine della stessa creazione, il vero, io lo chiamo il Big Bang della creazione. Se tutta la creazione ha un senso, con la storia di dove si fa, le stelle, le galassie, le distanze infinite, eccetera, se ha un senso è perché ci sia in mezzo a tutto questo una intelligenza capace di pensare, capace di amare, capace di dialogare con Dio, l'uomo in sostanza. E la scintilla di questo fine dell'universo è il concepimento. Il vero Big Bang è quello, non è quello avvenuto miliardi di anni fa, è quello lì. E poi, se non ci fossero i figli, la società finirebbe. Io porto sempre l'esempio, se oggi c'è questa corsa a ideologizzare la sessualità. Supponiamo che tutti i maschi diventino donne o tutte le donne uomini.
fine, è chiuso, non c'è più storia, non c'è più senso del vivere. Quindi bisogna ripartire dal figlio per capire, e per capire anche Dio, perché noi, diciamo, anche chi non crede ma guarda il cielo, insomma, certamente un dubbio almeno ce l'ha, ma chi l'ha fatto? Ci sarà un'intelligenza, una perfezione, una potenza straordinaria, almeno l'ipotesi nasce. E se tu guardi come comincia la vita di ognuno di noi, la scienza ce lo dice, è una cosa ancora più meravigliosa, più straordinaria, una intelligenza, una libertà che cresce, che veramente è una cosa straordinaria. Ma ci sarà su questa, il senso di questa nostra vita sarà un senso positivo? Nasciamo per soffrire? Siamo un granello di sabbia disperso su una sabbia infinita, su una spiaggia infinita che nessuno vedrà mai, che nessuno chiamerà per nome? Oppure c'è un senso? Non leggo il Vangelo, guardo le cose. Beh, come siamo nati? Siamo nati volendo volare per un altro amore, sporcato se si vuole molte volte, ma è un altro amore. E perché una donna ci ha tenuti abbracciati per 9 mesi? L'abbraccio che cos'è? Stare stretti, più stretti che 9 mesi siamo nati. Quindi sul nostro Big Bang meraviglioso c'è il segno dell'amore. Per cui anche chi non ha letto il Vangelo può sperare che il senso della vita sia quello indicato dal nostro inizio. Ecco perché allora vita nascente è prima pietra. Per capire la famiglia, per esempio. Oggi leggo tanti libri che parlano, c'è stata questa battaglia sulla legge Cirinnà, eccetera. Ecco, sono rimasto male quando leggo questi libri e commenti, e nessuno parla della vita. Ma non si spiega la famiglia se non si parte, certo, dal figlio. Certo. La politica. Oggi c'è tanta dispersione nella politica, ma da dove dobbiamo ripartire? I cristiani in particolare sono dispersi, chi di destra, chi di sinistra, chi non va a votare. Non farebbero meglio unirsi. Ma su quest'unico punto, proviamo a ripartire. Certo. A ripartire da questo punto, non per far solo quello. No, ma da questo punto fare tutto. Metterci, certo, questi occhiali per capire l'intera realtà. Assolutamente. Questo è il senso di questo libro. E siccome, ripeto, come abbiamo detto all'inizio, oggi nel mondo cristiano, nel mondo cattolico, non è che ci siano affermazioni contro il valore della vita nascente, no, questo non c'è. Ma c'è il silenzio, cioè c'è la non percezione dell'importanza. Allora, questo libro vorrebbe risvegliare le coscienze, prima di tutto cristiane, poi a quelle di ogni buona volontà, a capire che questo non è una questione, ma è la questione, da cui dipende la soluzione di tutte le altre. Speriamo che serva a qualche cosa. Io l'ho scritto pensando di poter fare presentazioni, discussioni ancora da tutte le parti, di riuscire a dare critiche. Posso invitarti a presentare il tuo libro nella nostra città? Ma certamente sì. Wow, so già anche quando. Da questo momento vediamo, dobbiamo vedere, insomma, sì, sì, i calendari. Ho da farti una proposta veramente interessante, dopo te lo dico. Va bene. Ok. Comunque, diciamo, questo è il senso di questa pubblicazione, che non dimostrare la vita, ma dimostrare la questione come il primo punto di partenza per ricostruire un mondo che oggi va male. Bene, mentre parlavi mi sono venute spontanee delle riflessioni. Hai parlato di unioni civili, hai parlato di vita nascente, di fine vita, di famiglia, no? Che poi è tutto un unico discorso, no? In questo momento dove si vuole annientare la vita, cosa si fa? Si annienta la famiglia. Queste unioni civili, alla fine, unendo due persone dello stesso sesso, è il proseguimento del non nascere, non certo, nascere certo. Tramite l'aborto procurato, purtroppo, non nascere perché si fanno unioni di persone che non possono procreare, e quando si procrea ci pensano a far fuori con l'eutanasia, insomma, proprio veramente una cultura di morte. Ma effettivamente, come hai ben detto tu prima, se si mette al centro Dio, no? O chi comunque non ha fede, no? Se guarda il cielo e dice: da dove veniamo? Dove andiamo? Ecco, allora veramente tutti questi discorsi di questa cultura della morte, che
come tu prima hai detto, c'è stato un processo, la schiavitù non c'è più, no? Adesso stanno cercando con la finestra di Overton a fare il processo inverso, no? Far accettare qualcosa di inaccettabile, ma di qualcosa che va a distruggere non solo la famiglia, ma proprio l'uomo, quindi la società. Questa macchinazione, come prima torniamo, è nelle menti di pochi che vogliono dominare, che hanno il potere per farlo, no? E quindi siamo noi che, come hai detto tu, attraverso il non silenzio e quindi il parlare, questo parlare anche solo tramite Facebook oggi, cioè proprio questo parlare serve a risvegliare le coscienze e a far unire tutte le persone che devono comprendere la gravità di tutto quello che ci sta avvenendo intorno, che andrà a colpire pesantemente i nostri figli, e questo non dobbiamo permetterlo, perlomeno noi dobbiamo affrontare questa battaglia con tutte le nostre forze. Ecco, sì, è proprio, si condivido, no? E quindi questo libro è importante leggerlo. Io ho avuto l'onore di riceverlo da te oggi, quindi me lo leggerò in questa settimana. Adesso ci facciamo anche una bella prefazione. Assolutamente. E quindi consiglio agli amici, perché visto per come ce lo hai brevemente descritto, è veramente importante, perché in questo libro c'è quel non silenzio, perché tu metti nero su bianco veramente le motivazioni profonde della difesa della vita e del non, appunto, far finta di nulla e di non accettare passivamente quello che sta avvenendo. Ripeto, non per far solo questo, ma per fare tutto. Ma non faremo tutto se non cominciamo ad accogliere almeno i nostri figli, quelli che stanno accanto a noi. Non risolveremo i problemi lontani se non risolviamo i problemi vicini. E i problemi che sarebbero anche semplici a risolvere, e come facciamo a risolvere problemi complessi e difficili se non risolviamo i problemi relativamente semplici? Come diceva Madre Teresa di Calcutta, no? Prima di andare a fare volontariato fuori, fate il volontariato nella vostra famiglia, no? Stessa cosa, se lo Stato non cura e non tutela i propri figli, no? Il proprio popolo, è inutile che ci vogliono far credere che vogliono curare e tutelare altri popoli di cui non conosciamo nemmeno la cultura, o perlomeno la conosciamo non in maniera vera e profonda. Quindi uno Stato che ama il proprio popolo accudisce prima il proprio popolo, e poi con le risorse che rimangono si può aiutare, si può tendere la mano all'altro, no? Un esempio che mi viene sempre nella mente è quando Giuseppe e Maria sono scappati in Egitto, no? Che anche loro sono stati profughi, diciamo, per certi versi, no? Con Erode che voleva uccidere il bambino, no? Già da lì c'era la lotta sulla vita, la prevaricazione e anche questo andare su terre nuove. Però quello che mi ha sempre colpito è che loro si sono, come dire, introdotti nell'ambiente, no? Giuseppe lavorava, Maria accudiva la casa, quindi non era un voler dominare la scena del territorio, ma era un integrarsi, quindi questa integrazione che dobbiamo magari dare con le forze che si può dare per accogliere. Ho divagato un attimo, ma tu che sei intelligente hai capito, e anche voi. Volevo. Però questa sera mi piacerebbe anche approfondire con te un altro argomento, quello della legge del testamento biologico, e adesso in questi giorni c'è proprio alla ribalta di tutte le cronache il caso del piccolo Charlie Gard, no? Che paradossalmente, no? La famiglia vorrebbe curare, ma proprio lo Stato, anche a causa delle nuove leggi, no, che ci sono, e quindi con i medici, avvocati, giudici, vorrebbero negargli la ventilazione, la nutrizione, l'idratazione, e in questo modo morirebbe praticamente subito. Questo Stato che non tutela più i deboli, no? Paradossalmente difendono le famiglie che chiedono il fine vita, e non difendono le famiglie che vorrebbero invece proseguire la vita di un caro in difficoltà, perché comunque, come ho detto l'altro ieri a un incontro, no? Distruggendo la famiglia lo Stato fa discorsi tecnici di costi-beneficio, e giustamente per questo tipo di discorso lo Stato può arrivare a dire sopprimiamo
la persona, ma la famiglia, che vorrebbero distruggere, invece non fa questo discorso, perché la famiglia ama la persona in difficoltà. In questo caso i genitori del piccolo Charlie Dar sono maestri in questo esempio, no? Quindi tu che cosa ne pensi di queste opinioni ideologiche che perdono l'oggettività delle leggi naturali, e nello specifico di questo caso del piccolo Charlie Dar? Dacci un tuo pensiero, caro Carlo. Sì, dunque, sul caso di Charlie l'aspetto più grave è quello che del resto tu hai già sottolineato, che io ho scritto in un articolo che dovrebbe comparire sul prossimo numero di Non genitori e figli, e cioè che qui addirittura lo Stato espropria addirittura il potere genitoriale. Ma espropria il potere genitoriale perché? Per poter dire chi deve vivere e chi deve morire. E in base a quale criterio? Non star bene o non star bene? E questo lo decide lo Stato. È terribile questa cosa, perché nel caso Englaro, per esempio, è bruttissimo, io ho seguito molto il caso Englaro a suo tempo, in Ruana, no? Anche lì scrisse un libro, eccetera, l'ho seguito moltissimo, ma il pensiero moderno almeno aveva cercato, con la frode, ma di creare un simulacro di volontà di Eluana di morire. L'aveva investigato su quello che aveva detto alle amiche in passato prima di cadere nell'incoscienza. Allora, nel caso Welby, lo stesso Welby si è fatto staccare il respiratore lui. Ultimamente cose, DJ Fabio, c'è stata anche questa. Cose inaccettabili, intendiamoci bene, ma perlomeno c'era questo tentativo di far credere che c'è una volontà del paziente. Ma qui, povero Charlie, cosa vuol dire Charlie? Qui c'è un'espropriazione del potere dei genitori. Ma come, i genitori non possono firmare un foglio e dire che lo porta a casa questo figliolo? È pazzesco questa cosa. Pazzesco, certo. È lo Stato che, come dire, sostituisce le famiglie nel potere di dire chi deve vivere e chi deve morire. Non solo chi può o non può vivere o morire, ma chi deve morire. E questo è un principio di una gravità totalitaria contro ogni... oltre a questo è vero, probabilmente la ragione per cui vanno così avanti è per difendere a livello generale e culturale l'eutanasia, perché insomma in fondo io penso, mi dicono che i medici di quell'ospedale inglese sono molto bravi, è un ospedale serio, insomma, quindi però probabilmente c'è questa mentalità che diventa accanimento terapeutico ogni tentativo di vivere, e quindi è bene, si deve morire. Ecco l'altro aspetto grave, si deve morire. Non solo ho diritto di morire, che è già questa una cosa assurda, ma che poi accanimento terapeutico, insomma, si sta parlando di nutrizione, idratazione e ventilazione, non si sta parlando. E poi comunque se lo Stato sindaca su qual è la gravità del paziente per sopprimerlo, cioè la maglia può sempre restringersi, ma certo, sempre di più. Ma certo. Possiamo arrivare a che lo Stato decida che a 61 anni si è già in un decadimento fisico tale per cui per nostro beneficio è meglio farci un po' di eutanasia. Sì, quindi, ma cioè, è stato assurdo. Scritto, c'è un libro di un economista, Tallin, francese, in cui si dice che la frase che ricordo quasi a mente è questa, era socialista, dice: qualcuno si può meravigliare che i socialisti difendano l'eutanasia, ma in realtà i socialisti sono per la libertà, e non vi è nessuna libertà se non c'è la libertà di esistere oppure di non esistere. Terribile questa cosa. Terribile. Però in questo caso è negata la libertà di scegliere di esistere. Qui addirittura, peggio ancora. Già la libertà di vivere o di non vivere è una cosa folle, certo, contraddittoria. Ma allora, se io vedo, e mi è capitato di vedere un giovane buttarsi in Arno qui a Firenze per ammazzarsi, e un altro ragazzotto sulla riva si è buttato, l'ha salvato e l'ha portato a riva, e gli ha dato la medaglia al valore civile. Se fosse vero che ognuno ha diritto di vivere o di morire, avrebbe dovuto metterlo in prigione per il reato di violenza privata. Certo. Avrebbe un pensiero di fare quello che vuole. Certo. Ma pensiamo a tante cose della vita comune. Noi ci dobbiamo mettere la cintura quando siamo in macchina. Perché? Perché non devo essere libero di rischiare la vita se la voglio rischiare? Nel lavoro ci sono norme antinfortunistiche
che valgono non solo per i dipendenti ma anche per gli imprenditori. E se io imprenditore per guadagnare di più voglio spendere meno e non voglio fare le impalcature di pari, perché certo, me lo dice? Certo. Mia, cioè, ci sono tante di queste contraddizioni assurde, naturalmente. Nel caso di Charlie le cose stanno ancora peggio perché, ripeto, c'è l'espropriazione del potere genitoriale pur di dire che non puoi morire, ma devi morire perché la tua vita è inutile. Deciso da chi? Dallo Stato. È terribile questa cosa. Però devo dire, anche in questa vicenda spero si possa verificare che il Dio sa trarre il bene anche dal male, perché questa vicenda di Charlie ha commosso l'intero mondo, va su tutti i telegiornali, non soltanto in Italia ma anche all'estero, e comunque costringe a guardare due cose: primo, la tenerezza di un bambino piccolo, secondo, il coraggio dei genitori che le accolgono, un coraggio che nessuno osa qualificare pazzia, nessuno dice che ci sono dei pazzi. E lo stesso vale per esempio un genitori che, a cui viene diagnosticato durante la gravidanza che il bambino sarà trisonomico oppure nascerà con un'altra anomalia grave, ma loro non, come il babbo e mamma, non intendono assolutamente uccidere il figlio. Se anche deve morire giovane, meglio che muora tra le braccia dei genitori piuttosto che uccidere i genitori. Ci sono esempi meravigliosi. Chiara Corbella, la bellezza di Chiara Corbella. E nessuno dice che Chiara Corbella è una pazza. Anzi, secondo me tra poco la ratificheranno anche. Anche gli abortisti l'ammirano. Dunque, cosa vuol dire questo? Ora, con Charlie, io spero che si possa fare del bene anche dal male, cioè si capisca il valore della vita piccola, povera, anche senza intelligenza, diciamo così. Il valore dell'amore paterno e materno e quindi un rinnovarsi dell'attenzione ai più piccoli e poveri. Questo è il mio giudizio, speriamo. Se poi avvenisse davvero quello che ancora molti dicono miracolo, che Charlie continua a vivere, sarebbe un esempio per tutto il mondo straordinario. Io ho ricevuto una telefonata, lo dico volentieri, da una signora di Lucca, si chiama Chiara, che è andata anche alla televisione poi, ma prima ha telefonato a me, perché c'è un bambino che ha la stessa malattia di Charlie, ma che ha 11 anni. E alla televisione ha fatto vedere un muro pieno di disegni e ha detto: questi sono i disegni fatti dal più grande pittore di tutti i tempi, che è mio figlio. Perché il bambino, insomma nonostante evidentemente abbia delle tare, delle difficoltà, però ecco, è in grado in qualche modo di esprimersi, credo che vada anche a scuola, e credo che questa signora Chiara abbia fatto molto anche per il caso Charlie, perché è in contatto proprio con la famiglia, mi ha detto, è in contatto con una zia che sta di Charlie, che sta sempre a Capezzale di Charlie e con cui parla in continuazione, e quindi... Ma guarda, caro Carlo, secondo me l'altra sera a Torino c'è stato Nick Vucic, quel ragazzo senza braccia e senza gambe. A parte, vabbè, l'energia, la gioia di vivere, la forza, no? È proprio stato un chiaro esempio di come la vita è degna di essere vissuta in ogni sua forma. Una frase che mi ha colpito di Nick Vucic è stata quella, no? Io mi sono sempre chiesto: come farò un giorno? Non potrò tenere la mano di mia moglie, ma sarà importante che io riesca a tenere il suo cuore, no? Quindi quello che noi vediamo come debolezze, un Nick Vucic riesce a muovere e entusiasmare migliaia di persone, un Charlie, il più indifeso degli indifesi, no? Come dici tu, è lì che sta smuovendo un mondo. Quindi non è quello che oggettivamente si può calcolare come persona nata sana fisicamente, poi magari ha delle tare interne. Ecco, bisogna guardare l'uomo nella sua interezza, che è fatta di anima, corpo e sentimento. E quindi questo sentimento di amore, in questo caso tra i genitori e il piccolo Charlie, è il loro mondo ed è un mondo che non deve essere assolutamente toccato da nessuno. Sì, direi che l'effetto positivo di questa vicenda di Charlie è quello che tu hai detto, cioè toccare il mondo dei sentimenti. Ecco, mi viene in mente allora di nuovo questo mio libro, che invece cerca di toccare la ragione più che i sentimenti. La copertina che tu hai fatto vedere
vuol dire, se si guarda bene, c'è un lampo nel cielo, è il Big Bang, ma riferito alla vita nascente. L'inizio dell'universo, 13 miliardi e 800 milioni di anni fa, si realizza chiaramente quando comincia la vita umana, se, e si ripete mille volte. Questo lo dice la ragione, e ci ragiono su, ma non basta se non c'è anche il sentimento, il senso della bellezza. Ho visto che questo bambino, Charlie, tra l'altro ormai si è visto in giro la propria, ha un bellissimo volto, un bel bambino. Tra l'altro, la cosa che colpisce, i medici dicono che soffre, a vederlo non ha espressione di sofferenza, tra l'altro. Assolutamente no, assolutamente no. Quindi non lasciamo giudicare ad altri questa cosa qua. Ecco, quindi comunque è già positivo questo rimandare di giorno in giorno la sentenza, no? Quindi con tutte le persone, insomma, che stanno seguendo, pregando, sperando, questo rimandare fa un po' sperare che, insomma, questi giudici riusciranno a trovare le scamottaggi. Sì, razionalmente io penso che questi giudici non se la possono sentire dire allora staccate la spina. Magari spereranno dentro di sé, per non fare brutta figura, che il tentativo, o che questo medico che viene negli Stati Uniti dica, parlando con i medici inglesi, no, non c'è nulla da fare, oppure che il tentativo che lui farà fallisca, così potranno dire ve l'avevamo detto, se l'ha detto, ma è un atteggiamento ancora molto egoistico, poco limpido, poco puro, no? E invece la spiegazione, la ragione per cui noi dobbiamo pregare è che Charlie diventa un esempio che la vita vince, anche se non vincerà, vincerà lo stesso la vita, ma se Charlie vince sarebbe un colpo fortissimo. Assolutamente. Sarebbe la scintilla per tornare a parlare di vita e di dignità della vita. È così, è così. Senti Carlo, io adesso voglio farti una domanda, sì, proprio perché tu sei stato per tantissimi anni politico e perché so quanto la tua fede sia profonda. Poi ovvio, fino alla fine, ogni giorno tutti noi dobbiamo scegliere di credere, dobbiamo pregare, quindi finché siamo qua nessuno è santo, però insomma ci impegniamo a fare anche questo percorso vita. Tu da politico, quanto pensi che sia importante che i cattolici si uniscano appunto in questa difesa nella politica della vita, della famiglia e anche dell'istruzione, insomma, dove vengano insegnate cose giuste, perché qua adesso nelle scuole si entrano di tutto, lo sai anche tu. Quindi quanto è importante che la politica, i cattolici si uniscano nella politica, e quindi passare da quel silenzio della preghiera che serve, però a un parlare e un'azione, no? Ora elabora, quindi prega e lavora anche per difendere con leggi la tua nazione da leggi inique che stanno entrando prepotentemente, ecco. Ci dai il tuo pensiero in questo? Io condivido che il politico, non solo cattolico, per la verità, il cattolico ha una motivazione profonda. Sì, scusa, non mi sono spiegata bene. Ho parlato di cattolico, perché i cattolici hanno un po' una difficoltà a conciliare preghiera e politica. Io ovvio, la politica di difesa dei valori è per tutti, ma poi io sto notando la difficoltà dei cattolici a conciliare la preghiera con la politica. È quasi come se si impegnano nella politica, hanno timore di tradire la preghiera, ma la preghiera, insomma, non si danneggia, anzi, la preghiera ci deve far crescere in una maturità tale da farci diventare proprio difensori anche nella politica dei valori in cui la preghiera ci conduce. Ecco, dici tu meglio. Ma guarda, la politica è una cosa abbastanza complessa, perché i problemi sono tanti. In una democrazia bisogna ascoltare tutti, bisogna essere aperti ai ragionamenti di tutti, bisogna saper trovare una sintesi, ma bisogna avere dei criteri di guida. Allora, la preghiera è ancora più indispensabile per chi vuole fare politica. Mi viene in mente la frase di Gesù: senza di me non potete fare nulla. Non potete fare nulla. Sine me nihil potestis facere, dico in latina. Oppure la frase, mi pare, di San Paolo, insomma, della scrittura: omnia possum in ea che me conforta. Posso tutti se mi aggancio a Dio. Ma allora, nella giornata del politico, il primo deve essere Dio, il politico cristiano, per poter far meglio la politica, perché se la politica, come ha detto Giovanni Paolo VI, ha ripetuto anche Papa Francesco,
è una forma alta della carità, cioè dell'amore per il prossimo, ha bisogno di una forza particolare che si acquista solo anche attraverso la preghiera, non anche, solo attraverso la preghiera. Quindi questo è... devo dire che io sono stato anche al Parlamento italiano negli anni in cui c'era la Democrazia Cristiana. Sono stato al Parlamento italiano dal 79 al 92. E devo dire che tra i democristiani cercavo di andare a messa tutte le mattine e spesso trovavo colleghi che andavano a messa tutte le mattine. Mi capitava di trovare qualcuno per la strada a cui ho domandato: cosa stai facendo? E lui ha tirato fuori la mano in tasca, ha tirato fuori e c'è il rosario, guarda cosa sto facendo. Quindi c'era, non voglio dire tutti, ma un briciolo di presenza. Al Parlamento europeo può far piacere sapere che esisteva ancora un gruppo che si chiama Anima, perché una volta alla settimana si incontrano le diverse nazionalità per parlare anche non solo cattolici ma anche protestanti, un gruppetto, sono 6 o 7, non è che sono tanti. Questo gruppo Anima per parlare di Dio, tra di loro, scambiarsi riflessioni su questi temi spirituali. Quindi il seme c'è, bisognerebbe farlo fruttificare, è sepolto da una mentalità di materialismo che è utilitarismo. Il regime comunista ha trasformato le chiese in musei dell'ateismo, perché il suo era un materialismo teorico, cioè tutto è materia e basta. Noi nell'Occidente non diciamo così, non diciamo che tutto è materia, però viviamo in un mondo di materialismo pratico in cui Dio, se c'è, non conta, non ne parliamo, non ci interessa, ecco. E questa mentalità, come dire, purtroppo condiziona anche i cattolici con un falso concetto di laicità. Io sono laico perché non parlo di Dio, io sono laico perché non prego. No, non è vero, c'è una visione nobile della laicità che sta a noi ricostruire. Cosa vuol dire? Secondo me, l'ho scritto tante volte, nessuno mi ascolta, ma insomma, cosa vuol dire in senso nobile laicità? Vuol dire avere un ideale comune, e questo ideale comune non può che essere la dignità umana, perché è scritto nei diritti dell'uomo, è il processo di fondo della cultura quale si è sviluppata nel corso dei secoli che ha portato a questa. Ma con quale mezzo perseguire tutti insieme la ragione? Se io nego la ragione e nego la vita, non sono un laico. Se io nego la scienza per non riconoscere che l'uomo è sempre uomo, anche quando è grande quanto un puntino, anche quando non parla, anche quando è malato, io non sono laico. Molto semplice. Quindi tra i compiti oggi del cattolico c'è rimettersi insieme, riunirsi, ripartire, creare un nuovo umanesimo e restituire alla laicità il suo vero concetto nobile. Vedete quante cose c'è da fare. Bene, allora senti, io siamo arrivati alla fine della diretta. Saluterei tutti gli amici che ci hanno seguito, quelli che ci seguiranno, perché poi questa diretta Facebook rimane in rete, eccetera. E in particolare tua figlia Marina, mio marito Emanuele. Marina, ti saluto volentieri. E chiuderei però con una preghiera, allora. Di solito lo faccio all'inizio, però questa volta mi ha preso la mano proprio comunicare già agli amici l'argomento. Sono d'accordo. Quindi chiudiamo con una preghiera, preghiamo affinché la vita nascente, prima pietra di un nuovo umanesimo, diventi proprio il centro dell'umanità intera. Preghiamo per il piccolo Charlie Gard, per tutti i piccoli Charlie Gard che appassionatamente dobbiamo difendere proprio nel ventre delle mamme, quindi sono tutti piccoli Charlie Gard, e preghiamo affidando le nostre famiglie, insomma, e la nostra nazione a Dio. Grazie, preghiamo e rileggiamo insieme stasera la preghiera finale dell'Evangelio in vita. O Maria, aurora di un mondo nuovo, madre dei viventi, guarda il numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri per questo difficile vivere, di anziani e malati vittime di un falso concetto di, non mi ricordo la parola, di uomini e donne vittime di inaudita violenza. Fa che tutti quanti quelli che credono nel tuo figlio sappiano accogliere con fermezza ed amore il Vangelo della vita e lo sappiano testimoniare con coraggio per tutta la loro esistenza. A gloria
del tuo figlio e per costruire insieme a tutti gli uomini di volontà la civiltà dell'amore. È bella questa preghiera, no? Bellissima. E allora diciamo un Ave Maria alla mamma di tutte le mamme, a colei che ha accettato la vita, una vita importantissima, anche perché quando si abortisce un bimbo, non si sa quel bimbo che cosa sarebbe poi da grande. Magari si rischia di abortire un papa, ma anche se non fosse nessuno di importante, comunque una vita, quell'unica vita che mai più si potrà ripetere, certo, quindi certo. È un danno enorme all'umanità intera. Ogni vita mancante è un danno enorme al mondo intero. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Allora vi ricordo questo libro appena uscito da una settimana, quindi l'abbiamo subito presentato, Vita nascente, prima pietra di un nuovo umanesimo. Ringrazio veramente a nome di tutti la tua disponibilità di questa sera. Arrivederci. Salve.